saggio spettacolo della scuola di pedagogia teatrale con i piccoli attori. Le ragazzine sono un po' emozionate, facciamo un grande applauso. Dai. Questa festa rinascimentale barocca è nata ormai, siamo al terzo anno, assieme all'associazione Rolf, per un motivo particolare, perché Ripa Transone ha il boom proprio a livello amministrativo politico nel 1571, proprio perché Ripa Transone era diventata diocesi e quindi tutta la festività che viene fatta poi per questa Madonna di San Giovanni, viene fatto il cavallo di fuoco, chiamato da Atri, una persona che l'aveva allestita, poi si è incendiato e quindi c'è tutta questa storia che non mi dilungo. Però Ripa Transone, per arrivare ad essere diocesi, doveva essere importante. Cosa nasce Ripa Transone? Ripa Transone nasce da due entità specifiche, infatti il simbolo dell'archeoclub, sede di Ripa Transone, è un'armilla e poi il periodo medievale dove c'è l'unione di quattro castelli che voi ricorderete, qua ce lo diranno, che portano alla formazione di Ripa di Transone. E questo quindi ci faranno adesso un excursus a posteriori della parte fino che li porta fino al 1571. Guardate che bella bambola! È più bella la mia. È più bello giocare con la palla. No, io gioco con gli animali. Ragazzi, guardate, ho trovato questo vecchio scatolone pieno di documenti antichi. Antichi di quanto? Di molto, molto, molto. Molto? Molto. Tempo fa. Ah! Ma non ho capito, di quanto tempo fa? Del nonno, del nonno, del nonno, del nonno, del nonno, di nostro nonno. Ah! Sapete che documenti sono? No. Documenti della storia di Ripa Transone. Che bello! Dunque, tutto iniziò con l'arrivo di Piceni. Ah sì, Piceni, li ho sentiti nominare. Se non ricordo male, il loro nome deriva da Pico. E chi era Pico? Già, chi era Pico? Dai documenti risulta che era un re. Un re? Allora è un personaggio importante. Ma se ti ha detto che era un re, è importante. E poi cosa accade? Già, cosa accade? Una storia romantica. Romantica. D'amore. Oh, l'amore, l'amore. Pico era innamorato della bellissima Cale, una giovane ninfa, così chiamata per la dolcezza del suo canto. Che dolcezza! Che romanticismo! Ma vai avanti con la storia, sono curiosa. Purtroppo, come in tutte le storie d'amore... Oddio, che succede? Sì, che succede? Per caso una cosa terribile. Inizio a tremare per la paura. Dicevo, come in tutte le storie d'amore, c'è sempre un momento tragico, infatti in questa storia è contrario in scena la maga Circe. Circe, e chi è costei? E nella prese bene, mostra la gelosia, tramutò Pico in un picchio. In un picchio? Questa Circe è veramente cattiva, cattiva e cattiva. Ma chi può fare il picchio? Già, chi lo può fare? Pensiamo. Sì, pensiamo. Idea, il picchio lo farà Giada. Salve, io sono il picchio. Bene, ma adesso andiamo avanti con la storia. L'alba dei Piceni sbocciò con la primavera, con il rito della primavera sacra. Tale rito traeva origine da un voto fatto al dio Marte. Sì, se non ricordo male, si trattava di offrire come sacrifici i primogeniti, nati dal 1 marzo al 30 di aprile. Sì, ma i bambini non venivano realmente sacrificati, ma crescevano protetti dagli dei. Bravi, vedo con piacere che siete informati sull'origine dei Piceni. Immediatamente. Una volta giunti all'età adulta, abbandonarono i territori nativi per fondare altrove nuove comunità. Ripa Transone inizialmente era formato da quattro castelli. Il castello d'Agello. Il castello di Monte Antico. Il castello di Floriano. Il castello di Capodimonte. Esattamente. La vita quotidiana era fatta di mercanti. Vino, vino rosso, di tutti i tipi. Pesce, pesce fritto. Me l'ha mangiato il gatto, lo rifaccio. Caramelle, caramelle, ciò per l'atto. Crostate,
torta, biscotti. Ma a un certo punto ecco che succede. Oddio, che succede? Pare che i nostri vicini, i Germani, volevano conquistare i nostri territori. Anche loro, come i Romani? Eh sì, e fu a quel punto che quattro podestà decise di allearsi contro i Germani e combattere contro di essi. E come finì? Con la nostra vittoria! Evviva, abbiamo vinto! Grazie a quella vicenda i quattro castelli si unirono e fu scritta la Costituzione del Libero Comune. Che significa? Che nacque il nostro comune, di Padrazzone. E poi? Beh, per stasera direi di fermarci qui. Il resto della storia diremo il prossimo anno. Forse. Bravi! Grazie a te, sorella.